Ciao amici FanBlog Italia, bentornati sul canale YouTube. Me la sono presa davvero con calma questa volta. Non ho avuto fretta, non ho fatto la corsa a chi tirava fuori prima il video sul nuovo piccolino di casa Google. Infatti io sono Paoletto, me lo sono spupazzato bene e questa è la mia recensione del Google Pixel 6a. Iniziamo dall'unboxing, ragazzi, unboxing in pieno stile iPhone. Infatti Google ci delizia di una bella confezione piccina, ahimè, senza alimentatore. Infatti in questa bella scatola all'interno abbiamo un pochettino di manualistica, abbiamo la dicitura Pixel 6a Google Tensor, un buon cavo USB Type-C, è un adattatore Type-C, Type USB, insomma quella A, quella grande, quindi niente caricatore, ma non vi preoccupate, lui supporta la carica al massimo a 18 watt, quindi un qualsiasi alimentatore, ecco, Type-C da 18 watt, anche da 20 watt, andrà benissimo. Subito le dimensioni, perché sono quelle che mi hanno colpito immediatamente, ragazzi. Lui è un bel mattoncino, devo dire, assemblato in maniera impeccabile, quindi niente scricchioli, niente indecisioni costruttive. Abbiamo 152,2 x 71,8 x 156 mm. Devo dire che è abbastanza leggero, 8,9 mm di spessore, quindi non, diciamo, sottile, e pesa circa 170 grammi. Frame completamente costruito in alluminio. Nel lato destro abbiamo solo il carrellino per la mono nano SIM 5G, ma lui supporta la seconda SIM in formato eSIM, quindi volendo si può fare un dual SIM, rinunciando comunque perché non c'è la possibilità di espandere la memoria, quindi ci teniamo i 128 GB interni. Nel lato opposto abbiamo il tasto accensione e spegnimento, dei tasti molto belli al tocco, e abbiamo il tasto singolo che è il bilanciere del volume, quindi non due tasti separati. Nella parte posteriore trova spazio la porta Type-C, il primo speaker, dico primo speaker perché nella capsula auricolare vi è anche un secondo speaker, quindi abbiamo un Real Dolby, quindi tra virgolette Dolby, quindi abbiamo un audio, ragazzi, stereo. Comunque poi ve lo faccio sentire meglio, un audio di buona qualità. Nel frame invece superiore abbiamo solamente due tacchettine per le antenne, quindi manca il jack da 3,5, specifichiamolo subito. Il retro è costruito in un materiale che pensavo fosse vetro, ma comunque è ottimo questo materiale, invece è plastica. Leggermente il sporgente il bumper che nasconde due fotocamere. Abbiamo due fotocamere, una grandangolare e una classica, quindi una classica 12 megapixel, la stessa del 4, del 3A, del credo anche del 5, quindi abbiamo la stessa ottica, e abbiamo il single flash LED. Subito il display, un po' la croce e delizia di questo dispositivo. È un bellissimo pannello Full HD Plus, 6.1 pollici, un pannello OLED Full HD, come detto prima, Full HD Plus a 429 PPI, ricoperto da un Corning Gorilla Glass 3, un pannello che supporta comunque l'HDR, 24 bit, 16 milioni di colori come profondità, quindi un pannello che c'è tutto nella risoluzione. State vedendo le immagini, un pannello dall'ottima gamma cromatica, devo dire, si vede bene, anche la luminosità è molto alta, all'esterno non dà problemi, persino adesso che ho applicato un vetro temperato, non di qualità diciamo eccelsa, devo dire che lui non perde un tocco, quindi un ottimo pannello. La croce invece è che è a 60 Hz, quindi a molti videogiocatori potrebbe dar fastidio, è stata una rinuncia di Google per poter magari implementare, mantenendo il prezzo, il processore di fascia alta, perché qui sotto, ragazzi, c'è il Google Tensor, quindi non giro troppo intorno. 6 GB di memoria RAM, abbiamo memorie UFS, 128 GB non espandibili,
e abbiamo il Google Tensor, lo stesso chipset che troviamo su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Ci poteva stare un magari, ecco, un pannello a 120 Hz, però Google sarebbe dovuta ricorrere a un processore meno prestante. Nel mio caso, parlo per gusto puramente personale, preferisco un display a 60 Hz e un processore che davvero, ragazzi, non perde colpo. Nell'uso quotidiano, infatti, tutte le applicazioni girano alla perfezione, si aprono rapidamente, posso tenere aperte una grande quantità di applicazioni multitasking, le vado a riaprire e non si ricaricano quasi mai, quindi restano praticamente sempre aperte, seppur la RAM è solo di 6 GB. Comunque una RAM, grazie al processore, in grado di muovere tutto. Non c'è solo il Tensor come processore insieme ai fratelli maggiori, perché lui si spartisce anche il processore per la sicurezza. Quindi abbiamo il Titan M2, un coprocessore appunto per la sicurezza sviluppato da Google. Al day one ho sentito un pochettino di lamentele, ho sentito di display che grida sul verde, di impronte digitali che si sbloccavano con altre dita magari non registrate. Io vi dico la mia, ragazzi, perlomeno per il mio sample, il lettore è sotto il display, un lettore che è preciso ma non veloce, quindi non basterà solo sfiorarlo, ma bisognerà tenerlo premuto quel mezzo secondo per sbloccarlo, e anche se io premo con, ragazzi, altre dita, lui non mi va comunque a sbloccare. Io ho memorizzato i miei due pollici e sblocca solo con quelli, quindi questo problema io non l'ho trovato. Lui arriva con Android 12 a bordo. Google ha dichiarato che all'uscita il primo update bisognerà aspettare qualche giorno. Effettivamente, dopo pochi giorni è arrivato il primo update che risolveva, diciamo, qualche buggettino, qualche criticità del display dispositivo, con le patch un pochino indietro, quelle di giugno, perché lui arrivava addirittura con le patch di aprile. Quindi dopo un paio di giorni prese le patch di giugno, e mentre sto registrando proprio questo video, in alcuni mercati, credo quello nordamericano e quello indiano, stanno già ricevendo le patch di agosto. Quindi siamo nei primi giorni di agosto, nel momento in cui magari sto registrando questo video. Quando poi lo vedrete, magari le patch di agosto sono già arrivate anche sui vostri dispositivi. Comunque non vi preoccupate, perché sapete che Google, quando poi si mette in pari con gli aggiornamenti, ragazzi, non si ferma più. Chiudo il discorso aggiornamenti, perché Google ha promesso 5 anni di aggiornamenti sul di Pixel. Quindi io prevedo 4 major, quindi credo qua davvero 4 major, sono davvero curioso, e il quinto solo di patch di sicurezza. Buona anche la connettività del Pixelino, abbiamo un Wi-Fi 6 e 6E con l'ausilio del MIMO, abbiamo un buon Bluetooth, devo dire 5.2, abbiamo il Google Cast, GPS, GLONASS, Galileo,
Qzeiss, Beidou, abbiamo un GPS, ragazzi, che fissa davvero anche all'interno del mio studio. Praticamente io riesco a fissare GPS ovunque, buona la connettività, non l'ho provato in 5G perché non sono ancora coperto qui dal 5G, ma l'LTE di questo dispositivo è davvero veloce, prende praticamente ovunque e anche in mobilità la connessione dati è davvero davvero buono, come è ottima la ricezione del wifi per tutto il mio appartamento. C'è l'NFC, quindi si può tranquillamente pagare con il wallet di Google. Trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e sulla base di quanto previsto nell'informativa privacy. Per maggiori informazioni visita il sito web iliad.it. Per l'offerta mobile digita 1. Lato sensori, diciamo, completo, quindi prossimità, luminosità, accelerometro, giroscopio, magnetometro. Google dichiara anche il barometro, comunque ragazzi io non l'ho provato. Manca da sottolineare, perché questa è una cosa che un po' mi ha dato fastidio, la ricarica wireless. Parliamo un pochettino di fotocamere. Nel bumper posteriore abbiamo due sensori. Abbiamo il primo sensore da 12 megapixel, quello, come vi ho detto prima, già presente, ecco, su Google Pixel 3a. Ma metto subito le mani avanti, ragazzi, li ho provati entrambi perché ho ancora Google 3 e Google Pixel 3a e non c'è storia, cioè sono davvero opposti, seppur montano lo stesso sensore, lui è davvero anni luce avanti. Quindi se vi sono piaciute le foto del Google Pixel 3a, loro le foto con questo telefono piaceranno ancora di più. Quindi una 12.2 megapixel, focale 1.7, campo visivo 77 gradi. Ci siamo, le fotografie in buone condizioni di luce sono davvero ottime, secondo me sono delle buone fotografie, tutto merito della Google Camera, quindi dell'algoritmo di Google. Mi sono piaciute, mi piacciono i dettagli ricavati, la foto è abbastanza naturale, quindi non abbiamo un'intelligenza artificiale invasiva. Abbiamo una seconda lente da 12 megapixel, anch'essa una lente ultra grandangolare, focale 2.2, campo visivo da 114 gradi. Una lente ovviamente che non ha la stessa qualità della prima lente, di quella principale, comunque in buone condizioni di luce riesce tranquillamente a fare dei buoni scatti. Abbiamo una stabilizzazione ottica, che ci permette di fare anche dei buoni video. Lui registra 1080 60 frame, 4K 60 frame, però per avere il massimo della stabilizzazione 1080 60 frame è il mio consiglio. I video sono molto stabili, l'audio catturato è pulito e alto, quindi a video, ragazzi, davvero Google questa volta, secondo il mio personalissimo gusto, si è superata. Invece frontalmente abbiamo una 8 megapixel, potevano fare qualcosa di più, nel senso inserire una 12 megapixel anche sul fronte. Comunque la 8 megapixel regala di buoni scatti, tutte le fotografie se la cavicchiano anche in notturna. Il Google Pixel 6a ha anche una piccola certificazione, ecco, un pochettino, qualche sglizzo d'acqua, un pochino di polvere, ma non ha certificazione IP68, quindi ragazzi non immergete questo dispositivo. Parliamo di batteria. Sotto questa bellissima scocca abbiamo una batteria da 4410 mAh. Pensavo sicuramente un'autonomia inferiore. Allora, io vi dico, lui ogni 24 ore mi riazzera comunque i report. Ma io sono riuscito a chiudere la serata alle 11 di sera della mattina, quindi a fare davvero una giornata abbastanza stressante, con oltre 4 ore di display accesi, intorno alle 4-4 ore e mezza, e aveva ancora circa il 30% di carica residua, che mi ha permesso di utilizzare questo dispositivo la mattinata successiva. Quanto costa il Google Pixel 6a? Al lancio, perché io, ragazzi, l'ho preso al lancio, 459 euro. Vi devo dire la verità, non sono pochi per questo telefono, 459 euro. Ovviamente i prezzi si sono alzati anche per la concorrenza, tutti gli smartphone adesso costano qualcosa di più, ma il vantaggio è stato nel bundle con le Buds A, che vi devo ancora recensire quando sto appunto
registrando questo video. Le Buds A, le nuove cuffie, le Buds A Series, sono cuffie che costano 99, cioè fino a un massimo di 119 euro. Quindi abbassiamo di ulteriore, facciamo 100 euro questo dispositivo, portandolo a 359 euro. E per 359 euro devo dire che è davvero, non dico ancora un best buy, perché ci sono qualche problemino, qualche piccolo difettuccio di gioventù, qualcosa che può ancora essere affinata lato software, come è successo con i suoi fratelli maggiori, e sicuramente Google lo farà. E io a 459 euro, se c'è ancora il bundle, ragazzi, il mio consiglio è di prenderlo con le cuffie. È un telefono che mi è piaciuto, lo uso in contemporanea al mio iPhone 13. Lo uso perché mi piace la filosofia di Google, quindi io lo prendo indipendentemente dai suoi problemi o dai suoi piccoli bug. Io ho sempre un Pixel, come prima avevo un Nexus in casa, un Nexus 4, un Nexus 5, chi si ricorda il Nexus 6P? Io li ho avuti tutti. Dopo ho avuto qualche Google Pixel fino a tenere ancora oggi un 3A, che secondo me è stato il telefono Android che ho avuto in casa per più tempo in assoluto in tutta la mia vita, e spero che lui segua la stessa direzione. Io vi lascio tutti i link in descrizione se volete appunto acquistare un Pixelino, un Google Pixel 6A, che mi sta dando anche delle belle soddisfazioni. Vi ricordo di spolliciare questo video, quindi lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, venitemi a trovare anche su Telegram, tech.offerti, mio canale ufficiale con tanti codici sconto. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video e come sempre, grazie per il vostro tempo. Ciao!